Pregiatesi, buon sabato. Era un po' che non facevamo più comunicazioni video, ma credo che il momento lo richieda. Dobbiamo annunciare quella notizia che non avremmo mai voluto dare, è che purtroppo il virus è entrato anche nella nostra casa anziani. Nonostante le precauzioni, nonostante comunque tutta la cura che negli scorsi mesi ha impedito comunque di fatto il virus di entrare, abbiamo avuto questa mattina la comunicazione che 11 nostri ospiti sono entrati in contatto con il virus. Si faranno le analisi, le controanalisi e tutto quanto, però dal portale che abbiamo noi della ATS e dai contatti soprattutto diretti con gli operatori, abbiamo 11 dei nostri nonni che sono entrati in contatto con il corona. Ci dicono che stanno bene, però dobbiamo tenere alta l'attenzione. A differenza del comunicato di ieri, sono ulteriormente saliti i nostri concittadini che sono contagiati. Per contagiati possono essere asintomatici, possono essere sintomatici lievi, possono essere contagiati lievi, non stiamo a vedere il grado. Ci sono 76 nostri concittadini e relativi nuclei familiari che sono comunque entrati in contatto con questo virus. La situazione è preoccupante. Cerchiamo di dare le informazioni che vanno date, cerchiamo di tenere dei toni istituzionali giusti, cerchiamo di aiutarci soprattutto, come anche il vice sindaco Paolo Vercellini, a cui invece volevo far dare un aggiornamento dal mondo della scuola. Prego Paola. Sì, la preside ci comunica oggi che ha messo in quarantena fiduciaria 96 persone, 88 studenti e 8 docenti che sono entrati in contatto con una persona che è risultata positiva. Facilissimo raggiungere questi numeri nella scuola, perché basta una persona che abbia avuto a che fare con l'intera classe, capite anche voi che si fa in fretta a raggiungere questi numeri. Sono in quarantena fiduciaria, sono i nostri bambini che stanno tutti bene. 20 di questi rientreranno il 5 di novembre, 19 l'11 e i rimanenti rientreranno il 6, quindi è proprio soltanto quarantena fiduciaria. Per tutte le informazioni, visto che c'è una richiesta di informazioni anche come far rientrare i figli a scuola, come comportarsi nel caso sia positivo, con un contatto diretto o non contatto diretto, noi sul sito del Comune di Olgiate, su tutti i canali social, stiamo condividendo in questi giorni in maniera più frequente rispetto a prima tutte le note che arrivano anche dalla Regione Lombardia, da Lombardia Notizie, dalla SST Lariana. Quindi sono tutti degli strumenti di lettura che possono comunque aiutare. I nuclei familiari che sono in quarantena e che sono i positivi, li stiamo cercando di contattare tutti e io ringrazio anche tramite i social, quello che state rispondendo a quell'appello di farmi sapere in anteprima se ci sono dei casi di positività, per poter comunque attivare subito nel comune il discorso dei sacchi, almeno dei sacchi della raccolta differenziata. Con le associazioni sono in contatto per eventualmente far partire ancora un'assistenza sulla spesa, proprio ieri sera stiamo parlando e definendo, la protezione civile comunque è disponibile. Dobbiamo ritornare al clima di collaborazione che c'è stato da marzo a luglio, non è mai mancato e su questo lo confermo, però i mesi prossimi saranno decisivi e duri. Molto probabilmente i sindaci dei maggiori capoluoghi con Regione Lombardia si troveranno a inizio settimana anche con il presidente di ANCI per decidere delle misure diverse, probabilmente più stringenti, per cercare di mettere una falla. I numeri sulle province di Como e Varese sono importanti, una pezza, come mi corregge giustamente il mio vice sindaco, bisogna mettere una pezza. Como e Varese stanno avendo dei numeri importanti, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Aiutiamoci, noi ci siamo, l'amministrazione comunale c'è, le associazioni ci sono, i cittadini qui possono trovare comunque le risposte ai loro dubbi e alle loro domande. Equilibrio nelle comunicazioni e i presidi e tutte le indicazioni che ci sono state date da mesi, quindi la mascherina anche all'aperto, al chiuso, quando abbiamo comunque contatti con soprattutto con le persone anziane, il lavaggio delle mani e il distanziamento. Questi sono gli strumenti che ci possono comunque permettere di andare avanti.
Grazie a tutti, sperando che sia un buon fine settimana. Noi ci siamo qui anche stamattina in comune, come lo saremo nei prossimi giorni, anche nel weekend, e cercheremo di lavorare per tutta la cittadinanza. Grazie mille.